Un'associazione come Lega Ambiente va ovunque viene chiamata, naturalmente con la discriminante antifascista che quella è per tutti. Bravo! Per cui se di centrodestra la Lega, 5 Stelle ci chiamano per dire qualcosa su questa vicenda della centrale, andremo anche da loro. Quindi, ecco, spiegata la mia presenza qui. Io credo che ci siano tre gruppi di motivazioni per il no a questa trasformazione della centrale. La prima è la dipendenza energetica di questo territorio da 60 anni da energie fossili. Non dobbiamo dimenticarci che oltre alla centrale abbiamo anche la SNAM, che anche quella è una presenza molto impattante sul nostro golfo. E noi ci dobbiamo liberare dalle energie fossili. Il metano è un'energia fossile, seppur molto meno impattante rispetto al carbone e all'olio combustibile. Questo è il momento delle rinnovabili. Le rinnovabili stanno crescendo in tutto il mondo. In questo momento in Italia c'è un freno un po' sulla questione del fotovoltaico, dovuto al fatto che gli incentivi non ci sono più e non ci sono politiche attive per facilitare questo tipo di energia, però ecco, diciamo che il futuro sono rinnovabili, l'abbiamo capito tutti. Impiantare una centrale a gas che comunque comporterebbe emissioni di anidride carbonica, emissioni di ossidi d'azoto, credo che sarebbe una scelta poco lungimirante. E poi credo anche che occupare anche per una piccola parte, come dice l'Enel, 4 ettari su 70, con una centrale di quel tipo lì, che azienda insalubre, come diceva appunto Baldino, non so quanto questo possa compromettere il fatto di impiantare altre attività, altri tipi di aziende in quel territorio. Probabilmente ci sarebbero delle cautele, anche da rispettare dei metri di distanza dall'impianto, quindi anche da questo punto di vista credo che potrebbe essere negativo. La seconda ragione è che noi dobbiamo riprendere con forza il discorso del tavolo di concertazione con l'Enel, con gli enti locali. Devo dire che in campagna elettorale, quando facemmo il confronto fra i due candidati che erano rimasti al ballottaggio, cioè Manfredini e Peracchini, entrambi si schierarono per continuare il tavolo di confronto che era stato messo in piedi dall'amministrazione precedente. In realtà non è stato fatto niente di tutto questo, è stato richiesto più volte abbiamo richiesto di riconvocare questo tavolo proprio per il futuro delle aree dell'Enel, non ci hanno nemmeno dato risposta, tra l'altro. Quindi questa cosa è importantissima e deve essere tutta la città a chiederlo. Io credo che anche il sindaco dovrebbe muoversi in questo senso. Perché tra l'altro, vedete, la decisione dell'Enel è molto subdola. Perché cosa succede? Loro hanno già depositato al Ministero dell'Ambiente la richiesta di autorizzazione. E questa richiesta di autorizzazione non ha tempi biblici, ha come scadenza l'11 di luglio per le osservazioni del pubblico, dopodiché credo che 60 o 90 giorni dovrebbe poi la commissione ministeriale dell'ambiente dare un giudizio. Ecco, noi ci potremmo trovare in una situazione, se non sblocchiamo, questa è la terza ragione per cui dobbiamo intervenire al più presto, ci potremmo trovare in una situazione molto paradossale dove l'impianto è già autorizzato e noi siamo a discutere di cosa fare delle aree dell'Enel. Ecco, quindi non ci vuole, non basta solamente dire no con negare l'intesa da parte del Presidente della Regione, che anche quella è una strada molto giusta da praticare. Bisogna chiedere in maniera molto risoluta di interrompere quella che è il meccanismo di autorizzazione. Guardate, anche la posizione dei sindacati, noi abbiamo dialogato spesso con i sindacati, non c'è problema, sia a livello nazionale come Lega Ambiente che a livello locale, e devo dire che siamo in buoni rapporti. Però questa posizione che loro hanno preso, dicono sì alla centrale, però vogliamo anche le rinnovabili, se
passa il decreto al Ministero dell'Ambiente, non ha più ragione di esistere una cosa del genere, perché Enel avrà tutta la forza per poter andare avanti, per poter fare la centrale a gas. E tra l'altro c'è anche il problema del carbone, perché il carbone non c'è scritto da nessuna parte ufficialmente in maniera netta e chiara, anche per questo dovrebbe servire il tavolo che chiude nel 2021. Sono dichiarazioni che hanno fatto i dirigenti dell'Enel, che ci stanno bene, per amor di Dio, sono cose che apprezziamo, però atti concreti non ce ne sono. Bisognerebbe fare un decreto complessivo che chiuda il carbone e decida cosa fare delle aree, perché altrimenti c'è il rischio che il 2021, la data del 2021, possa essere spostata ulteriormente in avanti, perché dei recenti decreti ministeriali hanno fatto sì che ci sia un automatismo tra un rinnovo e l'altro dell'autorizzazione ambientale, quindi si rischia di andare al 2029. Se lo si dice ai sindacati all'Enel ti dicono no, ma non è vero, vogliamo chiudere davvero, però non c'è nessun, io non conosco nessun atto concreto che dice in maniera precisa da parte dell'Enel che c'è la chiusura del carbone nel 2021. Dobbiamo assolutamente pretendere questo. L'altra questione è che Enel dice che vuole fare questa centrale insieme ad altre tre o quattro, mi sembra, da Nord Italia e Centro Italia, per sopperire alle rinnovabili. Ecco, questo può anche essere vero, che diciamo le rinnovabili, come sapete, non funzionano sempre, perché se c'è vento non c'è vento, se c'è sole non c'è sole, però così è un'affermazione che fanno loro, senza che ci sia stato nessun tipo di, come dire, di documentazione in modo da poter vedere se questa cosa è vera o no. E poi, anche se fosse vero questo, perché deve essere per forza la Spezia una di queste quattro centrali che devono sopperire al tipo di rinnovabili? Quindi, come vedete, le cose sono molto importanti. Io chiudo solamente dicendo questo, che forse avessimo fatto un po' più di attenzione nell'AIA che è stata concessa nel 2015, alcuni passaggi forse potevano essere fatti meglio e forse oggi potevamo avere qualche arma in più per poter andare avanti in questa battaglia. Noi avevamo fatto, come Lega Ambiente, ma anche Spezia del Carbone, eravamo andati addirittura al Ministero a portare le nostre osservazioni e anche a cercare di dare delle indicazioni per poter fare un'AIA che ci permettesse di poter lavorare negli anni successivi per poi andare alla chiusura del carbone. Questo non è stato possibile, quindi l'AIA sono 8 anni, come voi sapete, e scadono appunto nel 2021. Però adesso i decreti hanno messo questo discorso che non c'è un rinnovo automatico, quindi si rischia di andare al 2029. Credo, appunto, ecco, forse una riflessione anche su quello che è stato fatto con l'AIA precedentemente ci farebbe molto, come dire, ci farebbe molto bene a tutti noi. Grazie.